Beh, la situazione dei settori della FISTEL tradizionali, che sono quello dei grafici, dell'editoria, del televisivo privato, in particolare delle TV regionali, sono diverse tante dai settori che non hanno, tra l'altro, grandi, come quello del televisivo, non hanno grandi ammortizzatori, non hanno ammortizzatori sociali se non quelli in deroga che conosciamo e hanno i problemi che hanno. L'editoria in particolare a Milano è al minimo storico, anzi probabilmente siamo arrivati, o l'editoria si rinnova e i grandi gruppi, in particolare Mondadori, Rizzoli, riescono a ricredere in questo mercato usando le tecnologie, investire anche su questi nuovi prodotti, o decisamente i problemi dell'occupazione li stiamo già vivendo. Nell'editoria abbiamo la legge che ci dà ancora possibilità di riorganizzare e prepensionare, però ormai anche lì siamo al capolinea, anche perché sicuramente qualche riforma verrà fatta. Nelle piccole realtà, nelle medie, siamo a un livello storico, dopo 3 anni possiamo sintetizzare di toccare migliaia di lavoratori che fino a 3 anni fa non avevano mai fatto né cassa integrazione né quant'altro, e siamo vicini anche ai licenziamenti ormai dal punto di vista generale. Le grandi aziende che abbiamo riusciamo ancora a gestire con gli ammortizzatori che abbiamo, la Telecom, anche altre grandi realtà. Abbiamo situazioni che si avvicinano, il gruppo Mediaset incomincia a soffrire dopo 30 anni di una crisi complessiva legata in particolare alla pubblicità, per cui su Milano bisognerebbe tentare di mettere insieme un po' le forze in campo, imprenditoriali, sindacali e secondo me anche istituzionali, per rimettere al centro un po' l'azione e vedere se ripartire anche da Milano su settori della comunicazione importanti, secondo me è uno spinto, uno stimolo aggiuntivo anche per il sistema paese. Se a questo aggiungiamo, per chiudere, che a Milano lo spettacolo, a partire dalla Scala, è un altro settore che da anni e da sempre dà lavoro, anche se in parte precario, a migliaia di lavoratori, e non solo lavoratori sia artistici sia dal punto di vista tecnico, questo è un altro dei tasselli su cui, tra l'altro, come FISTEL, come CISL, come ci ricordiamo, abbiamo sempre cercato di trovare soluzioni o comunque tavoli di confronto per, anche su questo settore che occupa, ripeto, non poche centinaia di persone, di lavoratori a tutto campo. Sarebbe interessante, a partire dal territorio e a partire ovviamente dall'area metropolitana che ormai nasce, a partire dal comune ma non solo, mettere insieme questo mondo eterogeneo che ancora oggi su Milano dà lavoro da una parte, ma è anche economia con tutti i suoi annessi e connessi, e la Scala al centro, per carità, è un punto di riferimento su cui fare delle riflessioni veloci nei tempi dati della prossima stagione, tra il 2012 e il 2013.